Buongiorno a tutti. Il Festival della Dottrina Sociale a Bologna significa territorio di relazione. Questo io credo che è il senso della dottrina sociale, quello di capire che siamo tutti, direbbe sempre nella pandemia Papa Francesco, che siamo tutti nella stessa barca, che non c'è un futuro distinto, che non c'è una parte separata, che non possiamo pensare di vivere sani in un mondo malato, che non possiamo pensare di vivere sani in una città malata, che non c'è senso costruire delle piccole isole in cui credersi di guardare il resto come se non ci interessasse, e che dobbiamo guardare al futuro e preparare il futuro. Era questa l'ultima cosa, piantare un albero, questo vuol dire. Io accolgo davvero volentieri questa edizione del Festival della Dottrina Sociale, perché abbiamo bisogno di non fossilizzarci su questo presente che sembra eterno, ma di discutere del nostro futuro e di riprendere le questioni che ci uniscono e che abbiamo sedimentato nella nostra storia comune. Questo è il primo incontro che facciamo qui sul territorio di Bologna. Vuole essere il nostro contributo a questa decima edizione del Festival. Essere dei buoni cittadini, rispettando le leggi, oggi, dopo la pandemia, non basta più. Oggi ci vuole qualcosa di più. E allora abbiamo aggiunto al territorio di relazioni un'altra frase, che è avere cura di, che vuole essere, se volete, un'evoluzione del concetto di responsabilità. Cioè ognuno di noi deve avere cura delle persone che gli stanno accanto, deve avere cura dei propri territori, deve avere cura delle relazioni che dovrà di nuovo rinvigorire dopo la pandemia. Noi dobbiamo imparare a portare la cura all'interno della nostra professione, all'interno della nostra impresa. La cura non può essere relegata alla sfera privata o alle donne, deve diventare core business della nostra quotidianità. Cercare di fare della diversità un'opportunità dentro un sistema di regole, ma mettendo sempre al centro la solidarietà, che è l'aspetto fondamentale, perché è questo che la dottrina sociale, parlando di casa, ci ha insegnato. Le cooperative a proprietà indivisa sono abituate a dare servizi ai propri soci, ad essere a disposizione più che mai in questo periodo di emergenza, di pandemia, sono diventate dei punti di riferimento per gli occupanti dei nostri alloggi. Quindi abbiamo dato un sostegno anche morale alle persone che avevano la necessità e anche il bisogno di non sentirsi soli, come in particolar modo gli anziani. Io credo che quello che insieme dobbiamo fare è forte sinergia. Dubito che qualcuno individualmente possa risolvere problemi così enormi. E dubito che soltanto il pubblico, soltanto il privato, soltanto anche il rappresentanti del terzo settore possono risolvere individualmente problemi di queste dimensioni. Insieme per il lavoro è un'esperienza concreta di sussidiarietà realizzata, cioè è un esperimento che parte da una stimolazione del cardinale e del sindaco, e che sostanzialmente cerca di andare a mettere insieme, diciamo, le esigenze e i bisogni delle persone più fragili, e che quindi che sono quelle meno autonome sul mercato del lavoro, con le opportunità di lavoro che il nostro territorio offre. E che quello che dobbiamo creare sul territorio è la possibilità di lavoro per la dignità della persona. Queste sono sempre state le nostre parole con le quali siamo nati, con le quali ci ha accompagnato anche la dottrina sociale della Chiesa. Quello che dobbiamo fare, come ci invita a fare sempre Papa Francesco, è di avviare un processo trasformazionale, di trasformazione. Le riforme non bastano, perché la parola riforma vuol dire dare una nuova forma a qualcosa che rimane uguale al precedente. No,
dobbiamo avere il coraggio invece di innovazione sociale. La sofferenza, la cura della persona, il sofferente non vuole essere abbandonato. L'idea di curare la sofferenza è quello di stare vicino alle persone, di non abbandonare le persone. Sta a noi che, capendo e conoscendo la sofferenza, compatendo, cioè patendo insieme a loro questa sofferenza, sappiamo supportarli e gli sappiamo donare una speranza. Abbiamo bisogno di relazioni e avremo ancora più bisogno dopo di relazioni. L'abbiamo detto dalla prima serata, non siamo preoccupati, l'aggiorniamo stasera, della ferita del dolore che la pandemia ci lascerà, il dolore verrà curato dal vaccino, siamo preoccupati dalla ferita che resta nelle relazioni. Come conclusione vorrei raccogliere anch'io questo messaggio che credo venga da questa presentazione della Carta dei Valori e del lavoro di questi giorni, e puntare sulla informazione e la formazione all'interno di tutti questi enti che possono essere orientati, rivitalizzati dalla dottrina sociale della Chiesa, dai suoi valori e speriamo dalle sue realizzazioni, come abbiamo cominciato a fare in questi giorni.